da quella cosa. Si era abbaccata la scena. Buon pomeriggio, oggi siamo senza bug. Buon pomeriggio a tutti. Ma è la prima volta che succede. È la prima volta che succede, Guramo. Non so per quale. Era unexpected. Il computer ha detto: oh mio Dio, devo cambiare scena, devo accendere le cose. E è impazzito, non spawnava in rosso. Esatto, esatto. Lascia perdere la storia che ho scritto. Monca Vucicio, Monca Vucicio, quella roba. La saga di Arkhaman la vorrei. La vorrei assolutamente fare. Tra l'altro, oh, c'ho una giga luce in faccia. Ecco perché la sfera che ho appena fatto è super luminosa. Perché ho messo. Oh. Si è buggata la luce. Si è buggata la luce. È capitato a te, bracci. Sono felice. Ma. Insomma. Stanno succedendo cose strane. Non sta funzionando nulla di quel che deve funzionare. Si è bloccato lo Stream Deck. Ehi, Stream Deck! Attivati, ti prego! Comunque, nel frattempo, buonasera a tutti. Questo o buon pomeriggio, dipende poi ieri alla fine a quale conclusione siamo arrivati tra pomeriggio e sera. Quest'oggi portiamo a termine Detroit Become Human. Ci manca l'ultimissima missione delle ultime missioni. Quindi massimo durerà un'ora. Penso, proprio ipotizzando. Possiamo disattivare il 2x? Perché di cosa sto parlando, biscotti? Io parlo normalissimo, perché 2x? Forse è un pochettino un bug del sistema. Tanky! Avengers su One X è molto più realistico che su PS4. Beh, poco poco One X è più potente di PS4 a livello grafico, però non penso che c'è tutta questa differenza. Magari già su PC, sì, però comunque, mi ha mandato due audio, poi li ascolto, Junkie. Tanto ho detto, penso massimo un'oretta durerà Detroit oggi. E dopo Warzoneata, te dirò. Sì, Ark, quando poi finisci stacchiamo. È sempre così coi finali dei giochi. Non è che vi inizio un nuovo gioco o vi faccio qualcos'altro. Più che altro perché mi piace avere anche le playlist organizzate. Quindi, Souls-like. Brutta esperienza con i Souls-like. Brutta esperienza. Va bene, Prato, dove me l'hai inviato? Dove me l'hai inviato? Qua? Bracci! Ma lo potevi fare terza, ammetto, no? Grazie mille per il sabbetto regalato alla community. Madda, benvenuto o benvenuta nella flotta spaziale. Grazie mille, Bracci. Simone, grazie mille per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese. Grazie mille. Cos'è la roba dei biscotti? Tu hai scritto troppo in caps. I biscotti che ho bettato quando hai staccato la stream mi sono spariti. È finito il mese, è cominciato settembre, quindi sono resettati. Me l'avete detto che, che stasera alle 19 c'è il War Table. Però il gioco già ce l'abbiamo, già è uscito, quindi voglio dire. Cioè, non so bene quanto sia il. Cioè, non so quale sia bene il senso di avere il War Table. Più che altro, io vedo qua la signorina che è un po' tutta ciccia confusa. La vedete? È un po' confusa. Con la musichetta bassa bassa che c'è nel gioco. Secondo me ci vuole chiedere quella cosa. Oppure magari no. Ciao Ale. È tutta sad perché siamo alla fine del viaggio. Non mi sembra in forma. Ma che vuoi? Che vuol dire? Spero che stia bene. Sono super in forma, oh. E Gittaser Peluche. Oh, Junkie. Meno due al tuo compleanno. Oh, sì. Tra l'altro, tra 4 ore, mi sa, inizia il September. Ma è imbruttito. Hai visto Insur Pions Design? Eccolo là, Pions. Io pensavo che tu ci avresti messo il punto, sai. Cioè, su me era logico. Ok, Pions punto design. Design. Effettivamente il prof c'ha ragione. Fa strano, design. Design. Non so come dirlo bene, mi sembra bruttissimo da dire. Non so come sia il modo giusto. E io sempre Gianchino nel cuoricino. Design. Così, con 7 gnignigni. Se un uomo non ha ancora scoperto qualcosa per cui morire, non ha iniziato a vivere. È una frase di Martin Luther King. Spero le piaccia. Ma non ce l'aveva già detta questa cosa? Mi pare. Design? Ecco, così design mi sa di giusto, però
Che vedo? Design, sembra tipo la lasagna. Designa. Emma, ma sei andato a verificare sul tuo dispositivo multimediale che controlli con le tue ditina ponghettose? Vado a controllare, Malau. E poi mi mandi degli abbraccini, Malau. Certo, Piselli. Vedi che devi fare. Allora, siamo pronti? Ci lanciamo in questa avventura? In quest'ultima serata insieme? Gabrielle Hirsch è un'attrice francese che interpreta Chloe e... Che come si dice? Lei lo sapeva che il motto di Detroit è Speramus Meliora? No. E grazie per l'informazione, Milady. Ok. Ah, e Borichi può essere. Può essere. Lei ha lavorato... Ha cominciato a lavorare nel 2002 e prevalentemente lavora nei videogiochi. Quindi lei ha fatto anche altri giochi. Interpreta attrice, cioè personaggio. Oddio, come si dice un personaggio femminile? Non si può dire un personaggio. Cioè, o dici personaggio femminile, personaggio maschile, oppure non puoi dire personaggia. Cioè, mentre personaggio è... Oddio. Una personaggia, capito, Martin? Cioè, mi sembra logico. Una personaggia. Fa tutto parte del piano. È molto bello, Pisellino. Siamo pronti? Si vola. Siete carichi? Non vi vedo. Poi si stacca la stream. Il personaggio film, personaggio donna. Però capito. E comunque sono un modello ST200. Non so. Grazie. Forse le interessava saperlo. Te l'avevo proprio chiesto, guarda. Andiamo. Lanciamoci. Stacca. Insur. Stai uscendo dalla cantina. Ho già visto 7-8 messaggi in questa stream, Torna in cantina, in gabbia. Guarda Pionze che bravo. Non sta più streamando. Chiuso nella cantina a lavorare. Alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Oh no. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Oddio, sembra tipo... Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate. Sembra tipo Pirati dei Caraibi. E ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Ok. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. Ok, quindi li mettono ora tutti in gabbia. Io chiedo a tutti quanti i civili di abbiamo una rotta con le autorità competenti. E vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Perfetto. Ma lei è il presidente degli Stati Uniti. Campi di smaltimento. Questi campi rievocano ricordi scomodi. Come risponde a questo? Vero. È un'assurdità. Non esiste alcun tipo di legame. Gli androidi non sono esseri viventi. Stiamo soltanto distruggendo delle macchine difettose. Ok. Scusi. Ok. Presidente. Opinione pubblica. Presidente Warren. Ah, un riassuntino. Scusate, volete un riassuntino? Se volete vi faccio un riassuntino. Scusate, è vero, oggi non l'ho fatto il riassuntino. Riassuntino al volo. Allora, Detroit è un gioco a scelta, ambientato nel futuro naturalmente a Detroit. Abbiamo tre personaggi. Kara, una ragazza che lavorava in una casa dove c'era un padre ed una figlia. Il padre maltrattava la figlia, quindi abbiamo ucciso il padre e siamo scappati via con la figlia. Abbiamo incontrato sul percorso un ragazzo, un altro androide che si chiama Luther... E ora stiamo scappando. Abbiamo scoperto tra l'altro che la bambina è anch'essa un androide. Quindi abbiamo Luther, Kara e Alice, la bambina, che sono tre androidi e stanno scappando. Poi c'è Connor. Connor è un detective ed è anche lui un androide. E sta investigando sui vari casi che sono successi riguardo il fatto che gli androidi si ribellino agli umani. Come è successo proprio con Kara, che ha ucciso il padrone, il padre della ragazza.
L'ultimo, il più importante forse, è Marcus. Marcus lavorava anche lui con gli umani, è stato ucciso, ma è resuscitato e è diventato il leader di un'organizzazione chiamata Jericho, e in questa organizzazione praticamente rientrano insieme tutti i vari androidi diventati devianti, ossia quelli che sono usciti fuori dalle regole standard, quindi si sono ribellati contro gli umani perché vogliono la loro libertà, i loro diritti, vogliono essere reputati ufficialmente esseri viventi. C'è stata una rivoluzione, gli androidi guidati da Marcus hanno attaccato gli umani, hanno ucciso una marea di umani, e adesso quindi gli umani se la stanno prendendo con gli androidi. Easy. L'opinione pubblica appare ostile verso i devianti per il loro comportamento violento. Lei che cosa ha da dire a riguardo? I devianti si sono rivelati molto violenti finora. Voto 10. Hanno dimostrato di essere una grave minaccia per la società e sono fermamente determinata ad eliminarli. Presidente Condor, l'ho detto. Per favore! Leader dei devianti. Scusi. Esercito. Gli androidi costituiscono il 60% dell'esercito? Le forze armate riescono ancora a garantire la sicurezza. Ah, è vero. Abbiamo neutralizzato tutti gli androidi militari non appena la loro affidabilità è stata messa in dubbio. Abbiamo contattato la Guardia Nazionale per i rinforzi. Le nostre forze armate sono pienamente operative e in grado di garantire la sicurezza del paese. Scusi, Cristi, ho visto che è beccato il sabbetto da Cichibbe. Precedente. Che culo. Urto preoccupante. Il cobalto risulta essere scomparso e numerosi negozi di armi sono stati depredati. Conferma queste notizie? Ma l'altro va bene o è troppo alto? Informazioni in merito. Vi ringrazio. Però esatto, praticamente Io Robot con Will Smith è quel che dico. Questo gioco è un mix tra la storia di Io Robot, il film, non il libro, la storia di Blade Runner, il film con Harrison Ford, i replicanti, eccetera eccetera. È un mix di varie cose. Ora è tutto. Ok. Ci ragioni bene, Insur, dai dialoghi c'hanno molte cose in comune. Connor, che viene definito il cacciatore di androidi. L'ultimo autobus è tra 20 minuti. I devianti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Come Harrison Ford che cacciava i replicanti. L'ultimo autobus parte. Andiamo. Stai bene? Ok, ho Emma. Ho tanto freddo. Ora ti sentirai meglio. Gli ha spinto i... Grazie. Prego. Perché la bambina non ha coscienza di essere un robot, di essere un androide. Raggiunge il terminal degli autobus. E questa pistola? Oh no. Androidi? Androidi morti. Piccoli androidi morti. Riprendi. Ciao, oh, Jackie, ma oggi, cioè, in questo periodo, da che ora è che stai lavorando? Come... Ciao, Piro. Non restiamo qui. La storia di me è quella che ti piace di meno. Sai che quella di, la storia di Kara è quella più tranquilla. No, non fatemi del male. Ovviamente è un po' più umana, appunto perché la bambina fare? È umana. Dobbiamo riuscire a prendere quell'autobus. Sta vicino a me. Proveremo vale. A passare senza farci notare. Oddio, ci proviamo. Ce la faremo, Alice. Ma se mi faccio beccare... Ho abbassato un pochettino il volume di gioco, ragazzi. Almeno a me mi sentite meglio. Perché pure se me era troppo alto. Aggira i soldati. Ammazza, Jackie. Sono come razzi. Più cerchi e più ne trovi. Spero di non passare la notte qui. Mi sta congelando le palle. Se mi faccio sgamare, Emma, che mi dici? Posso farmi sgamare? Ci sono soldati dappertutto. Dobbiamo fare attenzione. Ok, aspetto che quello vada lì. Vai. Forza, dentro. Uff. Vai. Sneaky, sneaky.
Il mio game. Eccolo Luther, vero? Guarda laggiù. Cazzo, l'hanno trovato. La bambina come ha fatto a vederlo non si sa. Ci sono troppi soldati. Sì che lo aiutiamo, cara. Abbandonarlo. Lo uccideranno. Esatto. Lui ci avrebbe salvate. Salva Luther. Sneaky, sneaky. Okay, andiamo. Pam 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 pam. Pam pam pam. Non so, volevo fare la musichetta della Pantera Rossa, ho cominciato a fare Pirati dei Caraibi, non ho capito perché. È un errore. Sono un umano. Voglio tornare a casa. Mia moglie mi aspetta e dobbiamo controllare tutti i civili. Tu vai sotto, bimba, io faccio il giro. No. No, vi prego. Prova un'arma? Ho trovato il mattoncino. Ah, glielo do tipo in testa? Piano. Stuck! Cara! Hai rischiato la tua vita. Questo è quello me. Che faccio ad Insur e Pionzo quando escono dalla cantina. Dov'è? Si sta nascondendo. Cara, ci hai salvato. Uradema! Te ne siamo molto grati. Vai, non fatti cantina vedere. A tre. Alice. Oh, ciao Luther! Pensavo fossi morto. Temevo che non ti avrei più rivisto. Volevo incontrarti al terminal, ma mi hanno preso sulla strada. Forza, ci siamo quasi, sbrighiamoci. Andiamo, andiamo! Fuga, fuga! Cantina 3, Cantrisom. Non se famo becca, Non se famo becca. Tu non ci vedi. Vai. Non ci guardare, No, stanno ammazzando tutti. La bambina rimane piccola per sempre. Eh sì, essendo un androide. È ovvio. Strada veloce, ok. Allora, dove andiamo? Andiamo lì? Aspettiamo, con calma. Non ci guardare, non ci vedere, non esistiamo. Bravo! Luce sgamano. Deve succedere qualcosa. Momento di disastro. Ah, questo è l'autobus. Quelli sono umani o sono androidi? Sono umani, mi sa. Un posto di blocco. E quindi? Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. E quindi? Meglio cambiare strada ed evitare rischi. Non abbiamo tempo, perderemo l'autobus. Sì, ma sarebbe più sicuro. Rischiamo. Strada veloce. Posto di blocco, rischioso. 3 minuti. Qua. Andiamo. Vieni, Luther. Non ti preoccupare. Siamo una mamma, un papà e una bimba. Certo, la bimba forse non è tua figlia, però. I armati non mi piacciono. Mi rendono nervoso. Mantieni la calma. Insomma. Okay, non fare nulla se non lo dico io. Documenti, prego. Eccoli. Tutti i tuoi. Non sapete che c'è il coprifuoco? Sì, nessun però. Il civile è ammesso se non per un'emergenza. La bimba stava male. Dove andate? Mia figlia ha dormito a casa di un'amica. Siamo andati a prenderla, ora torniamo a casa. Sospetta qualcosa. Stai calmo. Andrà tutto bene. Tutto ok, piccola? Tutto ok. Sta tremando. Stai bene? Senti freddo. C'è la neve, voglio dire. Ha freddo. Dobbiamo riportarla a casa in fretta. Scusi, ma dobbiamo essere cauti. Ci non sono ti preoccupare. I nostri uomini sono nervosi. Via, tornate a casa. Grazie. Grazie. Tra l'altro, la bambina super intelligente. Ehi, un momento. Lo so, cara. No! Ho sbagliato! Ha
Vabbè, vediamoci un attimo cosa succede. Ce l'hanno. Fallo. Ma sapete cosa? Sapete cosa? Perché allora tipicamente nei tasti, cioè nella normalità del, come si chiama, Pions, l'utilizzo degli umani, capito? Lui, no? Come si chiama? C'ha un nome. La X significa vai, fai quella cosa, ok? Significa vai avanti, fallo. Il cerchio significa no, annulla, vai indietro. Quindi, ragionando sul fatto che la X è la cosa attiva e il cerchio è la cosa statica, cioè, per me era cerchio, non fare niente, X spara. E invece no, era l'opposto. Io sono andato ad intuito, non ho letto, sono andato ad intuito. Cerchio X, devo fare niente, cerchio, cioè. Però, non volevate la stream più lunga? Eccolo qua che ve l'ho fornito sul piatto d'argento. Ciccio, grazie mille per i 50 bits. Bell'intuito. Ma mo vediamo quanta roba bisogna fare. Secondo me è molta poca. Secondo me ci fa respawnare lì. Penso, Ma come, Emma? Ah. E beh, ma hai visto per caso l'altra volta cosa abbiamo fatto? Perché ricordo che si andava avanti, però non così. Boh, non lo so. Vabbè, ormai è andata così. La prossima volta vediamo almeno in queste scelte inutili per i trofei, vediamo di scegliere una cosa diversa. Può essere, Emma. Chiaramente colpa degli user guarda Jackie, che lavoratore! 10 minuti di pausa! Cioè, tira fuori tutte le clip del mondo! Che lavoratore senza senso! Cioè, no, nel senso, capito? Ok, siamo tornati qua. Ok. La terza run quando la porterò per fare il platino? Penso ormai per un posto di blocco. Tradizione la faremo il prossimo anno. Ma non nel 2021, ragazzi. Meglio cambiare strada ed evitare su PS5 ormai. Perderemo l'autobus. Sì, ma sarebbe più sicuro. Strada corta, strada breve, strada corta. 3 anni per platinare un gioco. Oh, worth. Cioè, se lo si gode con calma. Ma chi ci arriva? Ma no, Lori! Gli umani armati non mi piacciono. Mi rendono nervoso. Mantieni la calma, ok, Luther? Non fare nulla se non lo dico io. Beh, sono molte di meno da Mixter. Documenti, prego. Mo facciamo con calma, mo facciamo con calma. Tanto me lo ricordo. Cioè, le cose erano tipo spara e spara. Che fuoco? Nessun civile è ammesso se non per un'emergenza. La bimba ha dormito a casa di un'amica. La stiamo riportando a casa. Mia figlia ha dormito a casa di un'amica. Siamo andati a prenderla, ora torniamo a casa. Esattamente. Sospetta qualcosa. No, non ti preoccupare, mantieni la calma. Stai calmo. Andrà tutto bene. Tutto bimba, okay, tutto a posto? Piccola. Sì, tutto a posto, ha solo freddo. Non la dobbiamo riportare in casa, ha solo freddo. Ha freddo, dobbiamo riportarla a casa in fretta. Scusi, ma dobbiamo essere cauti. Non si preoccupi, agente, lei sta facendo il suo lavoro. E non si preoccupi. Grazie. Grazie mille, buona giornata anche a lei. Un saluto a famiglia e figli e moglie e sorella. Ehi, un momento. Dica. Lo so, cara, ci ammazzeranno. Non fare niente, Luther, hai capito? Spareranno, uccideranno Alice. Agente, ci dica. Ti è caduta. Cosa? Grazie. Che cos'è, il guantino? Grazie, agente. Oggi, 11 novembre, ok, 2038, Marcus, è il giorno in cui gli androidi hanno imbracciato le armi contro gli oppressori. Perfetto. Da stamattina combattiamo per liberare i nostri dai campi.
Ottimo. Non cesseremo le ostilità. Quindi andiamo in guerra proprio. E finché non ci verranno concessi pari diritti. Violento. Siamo milioni e milioni. Guerra. E niente ci può fermare. Sono carichissimo oggi, vi giuro. Sono veramente giga carico. Non so per quale motivo. Però sono veramente giga carico. Woodward Avenue, centro città. 2256 040706. Cosa? Questo è Marcus. Con la bandiera di Black Lives Matter, Wakanda Forever. Dobbiamo camminare. Chissà, Mattarello. E questa cosa, se non sbaglio, io non l'ho mai vista. Quindi lo scorso anno non è andata così la storia. È andata proprio in un altro modo. Quindi sono molto felice che abbiamo fatto una cosa diversa. O magari sogno che mi dimentico tutto ed è possibile. Guarda come corre, oh! Vai, vai! Scatena dell'inferno! Usate gli zucoproiettilini che vi ho dato! Guarda che serial killer. Lui ha fatto Grey's Anatomy. Sì, è l'attore di Grey's Anatomy. Fa Jackson Avery. Che compare tipo alla terza, quarta stagione. Non so, però sì. E ora? Conquistiamo la zona. Andiamo nel campo. Là davanti. È tipo una trincea questa. Siamo passati a Connor. Molto figo questo capitolo che ci fa passare da un personaggio all'altro. Perché qua le strade si devono tutte intrecciare e chiudere, ovviamente. Earth Plaza, centro città. Trova un punto di vantaggio. C'è un cecchino? Oh, cazzo. Voglio sparare. Posso uccidere Connor. Voglio provare a... Non lo voglio fare perché voglio vedere Connor cosa fa in guerra. Però, capito, sono mezzo curioso di vedere... Cioè, Marcus, capito? Posso uccidere Marcus? Oppure no, Emma? Oh, cazzo. Il ballista, questo farà hit marker. Ok, Emma. Inserisci... Comunque, cioè, se tutti i giochi fossero così, nel senso, un piccolo ragionamento che non c'entra niente, questo gioco, a parte il fatto che sia un gioco a scelte e la storia cambia in base a quel che facciamo, ma è bellissimo che anche delle piccole cose come prendi il fucile e montalo, che in un altro gioco sarebbe stato un filmato, no? Qui invece si richiede, fai questo per mettere... La canna, fai quest'altra cosa per... Cioè, è figa come cosa, ti coinvolge molto di più. Se tutti i giochi fossero così sarebbe veramente tanta roba. Sì, ci sono un botto di finali, a voglia, voglia, un bel po' di finali. Posa quel fucile e voltati con le mani. Oh, cazzo! Continua. Ho il leader dei devianti sotto tiro. Gli sparerò. Poi fate ciò che volete con me. Metti giù l'arma e voltati. È l'ultimo appuntamento. Ah, ok. Ti conosco. Sì. Sei Connor. Esattamente. L'androide presente al sequestro. Esatto. Ti credevo morto. E invece no. Gli androidi non muoiono, capitano. Resuscitano, respawnano. Ho l'ordine di trattenere. Come i gamer. Tutti gli androidi che trovo. E beh, ma, vieni con me. Ma io sono buono. Per il tuo punto di vista. La mia missione è troppo importante, non interferisca. Lotta. Boss fight, se combatte. Aggressivo. Fondali tutti. Fondali tutti. Ho sbagliato tasto. Guarda quante sei belle queste scene. Questi, come si chiamano? I quick fight. Devi premere i tasti velocemente. Non ricordo. Come si chiamano? I quick time moments. Non me lo ricordo. Com'è? Aiuto.
big time event. Ti è sparato da solo per colpirlo. Oh cazzo, l'ha ucciso. E mo? Mi sa che ha rotto il cecchino. Arma danneggiata. Headshot bitch. Doveva ascoltarmi, capitano. L'ha uccisi tutti. Io pensavo che ne ammazzasse. Cioè, che non ammazzasse nessuno. Terminal degli autobus, centro città. Quindi siamo tornati con Kara adesso. E ora ci siamo infiltrati negli umani. Pensano che siamo umani, giustamente. Siamo arrivati, è fatto. Oddio. Perché mi sembra così ambiguo questo luogo? L'ultimo autobus per il confine è pieno. Solo passeggeri con biglietto. Tutte le tratte sono sospese. Sì, questa qua è l'ultima missione. Questa è l'ultima missione. Ci faranno salire. Compriamo il biglietto. Siamo bloccati qui. Eh no, no. Che cosa facciamo? Compriamo il biglietto. Però il modo di partire. Lì che c'è? Prova i biglietti. Vuoi rubare i biglietti? Cerca un giornale, mi dici, Emma. Trovato. Allora l'abbiamo letti tutti, Emma. L'abbiamo visti tutti. Perché ho visto. Trasmissione interrotta. Ho visto ce ne mancava solo uno nel menu. Quindi ci dovrebbe dare il trofeo adesso. Non si muova. Teoria. Controllo sicurezza. Allora. Palmi, grazie mille per il resub. Bentornato nella flotta spaziale per il sesto mese. Sarebbero 7, ma dal telefono costa 7. Costa. Sarebbero 7, ma dal telefono costa 7 euro. E quindi che succede? Cioè, a parte vi ricordo sempre, andate da telefono, andate su browser e mettete la versione desktop. Apri Twitch da Safari, Google Chrome, quel che è, anche da telefono, e chiedi la versione desktop del canale. Fai il sub da lì e poi puoi tornare sull'app. E lì ti costa comunque 4,99 euro. Sì, che abbiamo scoperto tutto. No, ma ho visto, in teoria dovrebbero essere tutti. Però boh, trova i biglietti. Prova i biglietti. Lì era solo il giornale. Ecco. Controllo sicurezza. Controllo sicurezza. Non si muova. Io dove li trovo sti biglietti però? Bimba. Piaci molto a Oliver. Ma sta dormendo. Ma che piaci molto a Oliver che dorme? È sua? Sì, è adorabile. Ok, sandwich presi, chiamato tua madre. E il padre? Muoviamoci o perdiamo l'auto. È il padre del bimbo? Hai i biglietti, sì? Glieli rubano? Sì, tesoro in borsa. Bene, andiamo allora. Vabbè, che culo clamoroso però. Che culo scandaloso. Hanno trovato 3 biglietti, mamma, padre, figlia, e gli cadono i biglietti davanti al naso. Porco il peluche. Checco, grazie mille per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il sesto mese. Altrimenti ogni mese l'abbonamento con il Prime è gratuito, vi ricordo. Scusa, sempre. Non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Punto esclamativo Prime. Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino, la busta deve essermi caduta. Fanculo. Mi scusi, non è che ha visto una busta blu in giro? No. Dentro c'erano i nostri biglietti e... Oh, no, fra. Non ho visto nulla. Oddio, posso scegliere? Ah, li tengo. Gliel' avrei dati, onestamente. No, mi spiace. Che cosa faremo? Non possiamo restare qui. Gliel' avrei dati. Dobbiamo portare al sicuro Oliver. Il povero bimbo. Scusa, mio amore. Non so cosa è successo. Le avevo qui nella... Controllo sicurezza. Prendi l'autobus. Andiamo. Salve, agente. Ecco qua i biglietti. Sono i miei. Sono io. Mamma, padre, figlio. Andiamo. Let's go. Ok, procede. Grazie. Buona giornata.
Comunque a me i mirini delle armi così... Cazzo. I mirini delle armi così... Ciao, prof. I mirini delle armi così su... Boh. Di vetro. Mi piacciono tantissimo. Non so per quale motivo, ma mi danno un senso di tecnologia e di futuro. Tipo... Boh. Mi piacciono un botto. Mi ricorda Killzone, forse, sapete? Killzone Shadowfall. Quello vorrei fare in stream, cazzo. Secondo voi com'è la grafica adesso? Come ancora regge? Per me sì, eh. Per me regge ancora. Poi magari farà cagare, però... Non mi dispiacerebbe Killzone Shadowfall. Che sarà di quella famiglia e del loro bambino? Troveranno altri biglietti. Moriranno per colpa nostra? Rassicura. No. Certo che no. Moriranno per colpa mia, cioè per colpa sua. Oddio. Il punto, la cosa che mi sorprende di più è che la bambina, cioè, è un androide e viene creata come androide, ma rimane anche con una mentalità da androide. Cioè, tra altri 20 anni, lei sarà comunque così, naturalmente, perché non è che cresce. Ma penso che anche mentalmente rimanga androide, bimba. Cioè, hanno programmato la mente di un bambino. Praticamente hanno preso Damix e l'hanno fatto ad androide femmina. Potrebbe presto scoppiare una guerra civile a Detroit. Le forze armate si preparano a sedare la ribellione androide. Sembrano diretti verso i campi in cui gli androidi sono confinati per essere distrutti. I soldati si posizionano nel perimetro del campo di Art Plaza. Le autorità potrebbero scontrarsi con gli androidi ribelli da un momento all'altro. Oh sì, il combattimento! Ma tu non lo scrivi, Ganissa. Quindi per me tu hai tipo 20 anni. Non c'è nessun problema. Oh sì, guarda l'esercito. Libertà o morte. Libertà. Libertà o morte. Libertà. E morte. Per gli cattivi umani. Attacca. All'attacco! Oh sì, diventa un FPS adesso. Ma devo fare qualcosa? Diventa un FPS? I nemici diventano FPS! Si sono riuniti e sono anche armati molto meglio di noi. Agiremo in fretta travolgendoli, non c'è altro modo. Dobbiamo farlo. Dobbiamo raggiungere quel campo e liberare gli androidi. Sta attento, abbiamo bisogno di te. Voglio che diventi Call of Duty! Warzone is my life! Oh, quasi! Quasi, quasi. No, che fate? A pazzi scocciati. Fuoco. Ok. Vai, 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 vai. Fammi morire, eh. Perché sei fermato in mezzo alla strada? Ma è pazzo. Fuoco di copertura. Salva. Ok, come stai, Josh? Ti ha attivato Google, perché? Stavolta non puoi salvarmi, Marcus. Il sangue versato ci resterà addosso per sempre. E c'ha anche ragione. Gne, gne, gne. Poco di copertura. Copritemi. Vai. Come probabilità di successo 48%. E il resto 52. Adò. Bellissimo così. Oh no. Non voglio morire, Marcos. E non ti preoccupare, non alzati e spara. Combatti, se no muori, fidati. Avanti. Devi tenere duro. Non c'è altro che possiamo fare, ok? La musica veramente è bella, eh. Non mi dite che muore instant. Ma dai, però.
Lì ho bloccato la strada. Perché lì è bloccata? Che devo fare prima? Qua? Rischio ridotto, vai. Ok. Che opzioni ho? Poco di copertura. Ok, rischio ridotto. Madò, l'hanno shottati. Prendi la mira. Spara, spara. E mo? Avanza. Vai, oltrepassa la trincea. Non ti zugu a rendere, devi vincere. Abbiamo questa zugu guerra. Doppia kill. Non raggiungeremo mai il campo. Eh no, Simon era? Simon ferito? Poco di copertura, stronzi! Tra poco l'UAB! Poco di copertura! Fuoco! Cambia lato! Ma come faccio a salvarlo? Cambia lato. Oh no, il fuoco di copertura è finito. E lo volevo salvare, Ema. Trollata. Io lo volevo salvare. Non posso andare indietro. Eh no, che vuol dire? Ma che devo fare? Devo resettare. Ma perché questi non possono sparare? Scusate. Ma che sono stronzi. E Simon è morto. Vabbè, siamo vivi. Siamo una bomba. Non ti preoccupare. Due proiettilini che hai preso, stai buonissimo. Ah, oddio, ma sta ancora là. E mi sono sbagliato, Marzo. Stava lì da stamattina. Sponsored, stava lì da stamattina per Avengers. Me lo sono dimenticato. Coordina il tuo attacco. Fuoco di copertura. Al mio segnale. E mo? Carica! State fermi! Lancia l'assalto! Seguitemi! Au au! Non possiamo avanzare! Buono, buono, buono! La mitragliatrice spara tutto quello che si muove! Non ti preoccupare, la facciamo fuori la mitragliatrice, siamo un bel po', dai! Guarda quanti siamo! Poco di copertura. Voi. Carica. No, ho sbagliato. Devo fare l'opposto. Annulla ordine. Voi caricate. E voi annulla ordine. Poco di copertura. E voi. Caricate. Lancia assalto. Non morite, vi prego. Oh no, i carri armati! Per la libertà!
lo Zugu! Per la flotta spaziale! Ci è voluto un po' per trovarti, Marco. È Connor! Oh, 1v1! Ci fighta! E mo chi interpreto? Oh no! 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 Marcus! Marcus! Mi dispiace, Connor, non aver voluto interpretare entrambi, non aver mai voluto questo momento! Tu dovevi sconfiggerli! Non unirti a loro! Ho sbagliato da... Calma, 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 calma! No, stavo a premere la X, ma ha premuto la X pure sull'R2. Non vale così, però. Sfondalo, sfondalo. Vai, Marcus. Ah! Infatti lui respawna tanto. Non sarà mai finita. Missione fallita. Connor tanto torna. Just do it now for the space fleet. For our liberty. For freedom. Scatush. E mo? Che bordello, stanno scappando, oh! Fune di fuga, stronzi! Vinto, Marcus. Nortamante sale di più, oh! Non è una vittoria. È una dichiarazione di guerra. È l'inizio di una guerra. Sono troppo forte. Confine Stati Uniti-Canada fuori Detroit. Oh no. A me questa una situazione di questo tipo metterebbe un panico assurdo. Tutti che vogliono andare via con l'auto e c'è un traffico infernale. Avevo il 3% di probabilità di successo, eh. E tutti zitti. La musichetta. Scusi, cosa succede? Dogana, tutti i passeggeri devono scendere. E che si fa la dogana? Che devono fare alla dogana? Ci ispezionano. Hai visto un sacco di finali, ma mai questo. È questa la cosa bella di questo gioco. Supera il confine. Da questa parte. È che è un gioco a scelte. E noi poi lo dobbiamo giocare 3 volte per fare il platino. Ma se uno volesse fare tutti i finali di ogni singolo capitolo, sono veramente molti più di 3. E quindi, cioè, è veramente un gran gioco, ragazzi. Ci ribecchiamo qua il prossimo anno a giocare la terza run. E dovevo salvare Connor, ma penso mi servisse questo per il platino. Jerry? Misurano la temperatura. Chi era Jerry, Emma? Siamo in trappola. Che cosa faremo, cara? Riscaldiamo la nostra temperatura, non si può fa'. Ti portiamo a 36 gradi. Allora, parliamo con Luther. Non riusciremo a passare. Lo sappiamo entrambi. Mi inventerò qualcosa. E che se inventiamo? Deve esserci una soluzione. Non lasceremo che ci fermi. Siamo così vicini. Ora quello che conta. Come Jerry? Posso salvarvi, cara? No, 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 non fare stronzate. E se non c'è altro non modo? Non ci sarà altro modo. Io lo farò. No. No.
Non ci pensare. Lì? Jerry. Eccolo. Documenti. Hai rischiato la vita per salvarci, cara. Se un giorno avrete bisogno, io ci sarò. Ma io non me lo ricordo, Jerry, sapete? Candelizzano la temperatura, quindi. Oh, la signorina che ci dà una mano! Jerry lavorava al parco. È veramente un vuoto. Trova un posto tranquillo, ma non mi posso muovere. Quindi? Il bagno. Ma dov'è il bagno? Ah, eccolo. Ah, non l'avevo visto. Andiamo in bagno. Aspettate. Ah, Jerry era quello del Luna Park. Ok. Ok, ok, ho capito il Luna Park, me lo ricordo. Dove credete di andare? In bagno! Mia figlia deve andare in bagno. Chi è che stava urlando lì? Mica era Jerry. Era uno sparo, quello. Ho capito, Emma. E mo che famo? Ci guardiamo allo specchio? Guarda allo specchio. Che succede? Dobbiamo decidere cosa fare. Sta piangendo. Mazza, gli hanno messo pure i condotti. Come si dice? Delle lacrime. I condotti. Non è lacrimogeni, sono sicuro. Lacrimali. Vabbè, però almeno l'ho escluso. Ho detto, cioè. Dacci una mano, Rose. Sono felice che stiate bene. Oh, abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Ho avuto paura, temevo. No, no, siamo vivi, siamo vivi. Grazie a Dio state bene. E partenza. Lasciate Detroit. Cercano gli androidi di casa in casa. Ok. Siamo scappati prima che qualcuno ci credesse. Ah, giusto. Stanno passando il fiume proprio ora. Adam e io li raggiungeremo presto. Ah, ok. E i controlli come li superiamo, però? Cercano gli androidi. Non ce la faremo. Dovete farci. Non mi ricordo chi è Mingro. Sapete che fanno se vi prendono? Che ci fanno? Ci ammazzano, ipotizzo. E Alice? Rose. Qualunque cosa succeda, ci sarò, cara. No, lei è umana, ragazzi. Rose è umana. Tuo fratello? Mi avevi dato l'indirizzo di tuo fratello. Pensi che io possa? Ma certo. Ne sarebbe felice. Anche noi andiamo lì. Quindi il fratello abita in Canada. Non mi ricordavo questa cosa del fratello che abitava in Canada. Rivoluzione? Cosa è successo a Marcus? Sta attaccando uno dei campi di smaltimento proprio ora. Non so se è successo. La violenza porta solo... Ha avuto successo per adesso la violenza. Poi vedremo dopo. Comunque molto bello questo finale, devo dire. Fortuna che l'abbiamo salvato allora, Emma. Ha avuto senso. Oh. Clap ad Emma. Ciao piccola. Abbraccio morbidoso. No, mi sei... Ok. Perfetto, ho parlato con Rose. Abbiamo ancora una cosa bloccata, però. Forse la cosa bloccata è parlare con... con Jerry. A questo punto ipotizzerei, forse. Parla con lui. Non capivo perché mia madre volesse... È il fratello. No, cioè sì, il figlio. Mi ha fatto capire chi ha ragione. I metodi di Marcus non mi piacciono. Ok. Ma siete vivi. Esatto. Meritate di essere liberi. Spero che un giorno capiscano anche gli altri.
Lo speriamo anche noi. Nell'altra run. Ma ci catturavano tipo nell'altra run. Perché se ricordo bene, nell'altra run nell'altra run praticamente, quando c'era il momento in cui bisognava scappare, sai cosa, Emma? Io mica ho fatto la strada breve. Io mi sono fatto sgamare correndo tra una macchina e l'altra, che mi dovevo stavo nascosto dietro una macchina, dovevo nascondermi dietro un'altra macchina. Mi sono fatto sgamare da un tizio con la torcia e mi hanno catturato. Però molto più bello questo di finale, mi piace di più. Confermi, Lori? Eh sì, sì, esatto, Emma. E ora, Jerry, però? Prendi una decisione. Sacrifica Jerry. Giusto, Emma? Sacrifica Jerry devo fare. Jerry, ok. Il prossimo. E mo? Che succede, mo? Oh. Documenti? Eccoli. Lei sta bene? Molto bene, c'è un po' di freddo. Ehi, non devi più avere paura, piccola. Non ci sono androidi da questa parte. Benvenuti in Canada. Perché la logica è che ovviamente non gli misura la temperatura, essendosi lei spaventata. No, no, esatto, poi non ci sono androidi. Ne stai a fare in 3-3. Grande, grande Casillas. Ciao Rose. Sì, c'era l'opzione del non sacrificare nessuno. Pure l'ho vista. Avrei fatto quella. Però probabilmente ci avrebbero scamato. Notizie preoccupanti da Detroit. Che è successo? Che succede, Jazz? Sì, Jazz. Le autorità hanno appena comunicato che il campo di Art Plaza è nelle mani dei ribelli dopo alcuni scontri particolarmente violenti. Ok. Pare che i devianti stiano liberando gli androidi all'interno del campo. Vorrei vedere. Se questa notizia venisse confermata, le conseguenze sarebbero davvero catastrofiche. I milioni stanno lasciando la città. Stiamo assistendo a un vero e proprio esodo. Ci informano che il conflitto a Detroit è cessato. Le forze armate si stanno ritirando a Fort Wayne in attesa di rinforzi. Ok, sono scappati gli umani. La città di Detroit è caduta in mano ai ribelli. Alle 22, Roxas. Oggi, all'alba dell'11 novembre 2038, il campo di smaltimento numero 5 di Detroit. Numero 5, gli altri 4? 40 milioni di devianti. I nostri soldati sono intervenuti prontamente, ma la violenza dello scontro da parte dei devianti li ha costretti alla ritirata a causa delle ingenti perdite subite. In tutto il paese ci stiamo adoperando per riuscire a sedare la ribellione degli androidi. Ok. Nelle prossime ore informerò il Senato e disporrò una riunione di emergenza con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Si può dire presidentessa? L'umanità in questo momento sta combattendo la battaglia più importante della storia. Non lo so. Una battaglia che ci condurrà alla vittoria o all'estinzione totale. Che Dio vi protegga. No. E che possa proteggere gli Stati Uniti d'America. Ma è comunque presidente, pure oggi secondo me. La nostra gente è finalmente riuscita a trovare la luce. Oh sì, la libertà! Il Dal coraggio di alzarsi! Della nostra esistenza, abbiamo tenuto per noi il nostro dolore. Ma perché sono tutti bianchi? La versione di plastica bianca e basta? Ciao Indiana, abbiamo grazie per l'host. In silenzio. Ma ora possiamo finalmente alzare Vedete? La testa e far capire agli umani chi siamo veramente. Gli faremo capire che siamo persone. Perché l'hanno fatti spogliare, ok, ok. Che siamo una nazione e abbiamo guadagnato il diritto di vivere in libertà.
Oh sì, sentite che musica! Quest'oggi inizia un momento cruciale della nostra lotta. Oggi comincia una nuova lotta. Una nuova era. Ora sanno di cosa siamo capaci e dovranno negoziare con noi trattandoci come pari. Giusto. Se davvero vogliono la pace, dovranno liberarci da ogni singolo campo del paese. O lo faremo noi. E garantirci pari diritti. Accettando l'uguaglianza tra umani e androidi. Quest'oggi lo ricorderemo per sempre, perché oggi gli androidi hanno cambiato la storia. Haug! 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 Noi siamo vivi! E ora siamo liberi! Se un giorno si dovesse presentare una situazione del genere, in cui dei robot molto avanzati, androidi, rivelassero di essere persone intelligenti, proprio con una coscienza, una voglia di libertà, eccetera, eccetera, voi potereste per liberarli ed averli pari agli umani, oppure no? Cosa scegliereste? Confine Stati Uniti d'America, fuori Detroit. È finita. Pam, pam, pam. Siamo libere. Ma sti cazzi degli umani. Oddio. Pam pam pam. Tananna. Tra l'altro adesso, ragazzi, quando finisce tutto, ci sono quei 3-4 sondaggi da fare dentro al gioco, veramente un botto fighi. Tipo questo qua, cioè tipo cose stra... Ah, è finito. Bello però, eh. Sempre bello, sempre bello. Vi è piaciuto? Mi sembra un finale un po' mezzo tagliato, tipo. Non lo so perché. Sembra un po' mezzo tagliato, vero? Adesso si inizia Ori. Veramente bello, clap clap. Sempre sempre molto bello. Il prossimo gioco che facciamo non so ancora quale sia, però, sapete? Lo inizieremo lunedì. E... però non so ancora quale sia. Heavy Rain Waiting Room. Chissà. Ti sei perso Detroit, dai, no! Detroit After Humans on PS5. Beh, effettivamente Detroit Become Human. Ma non è quello. Quello è Before, Christix. Che stai a di? Quello è Detroit Before Human. Ma il titolo è Detroit Become Human, perché gli androidi diventano umani. Non è mica prima e dopo. Warzonata. Dai Dani, ti puoi guardare il VOD. Poi comunque, finita la stream, ve la metto nella playlist. Tornate qua, la trovate sempre lì disponibile. Oddio, ma questa scena ad esempio non l'abbiamo giocata. Oh, là ci stanno facendo vedere delle scene che noi in questa run non abbiamo giocato. Questa cosa qui era successa nella scorsa run, ad esempio. Comunque sempre bello. E vi ricordo che la terza run per il platino, almeno che non impazzisco e decido di farla prima, la faremo ad agosto 2021 qua insieme. Magari sarà uscita una remastered per PS5. Poi la cosa che io mi domando, sapete qual è? È i trofei su PS5. Se io gioco il gioco su PS5, me li considera insieme? Sì. Perché sennò è un problema.
Io spero di sì. Sì, riaccendo la PS4. Sì, sì. Però vedremo, vedremo un pochettino. Male che va accendo la PS4. Sicuro della tomba, Kek. Ma no, ma dai. Ok, ora mi sa che è veramente finito. E ora c'è la parte interessante qui di, della fine del gioco. Pronti, pronti a gustarvela, eh. Pronti, pronti a gustarvela. Allora, questo qua è il capitolo. E ok. Quanta roba! Molta! Trofeo. Buono. Siamo sempre più vicini al platino. Madonna, ma che è tutta sta roba? Un altro trofeo! Ha una marea di cose potevamo fare. Un altro trofeo! Fiesta! Un grazie ad Emma. È incredibile, Connor è morto. Oh no. Non scoprirà mai cosa stava cercando. Quindi? È tutta disperata. E allora, sondaggini. Eccoli qua. Allora ragazzi, qua dovete rispondere. No, non po- perché ho già risposto la prima volta. Non posso di nuovo rispondere. Allora, la prima domanda è: vediamo se, se, nel, se, in que- se da un anno a un- noi abbiamo risposto il primo anno. Vediamo se quest'anno avrei cambiato la mia risposta. Potresti mai avere una relazione con un androide dalle sembianze umane? La mia risposta rimane sì. Ditemi anche voi, velocemente, senza sondaggi, scrivetemi in chat. La mia risposta è sì. C'è anche non so, Cioè, c'è sì, no e non so. Numero 2. Pensi che la tecnologia possa diventare una minaccia per l'uomo? E là ti dico non so. Perché in verità la risposta è sì, però spero di no e quindi dico non so. Se dovessi vivere in un'isola deserta e potessi portare un solo oggetto, quale sarebbe? Un libro, un cellulare, carta e penna, una console, uno strumento. Un cellulare. Ti consideri dipendente dalla tecnologia? Decisamente sì. Quale tecnologia aspetti con trepidazione? Androidi, macchine volanti, turismo spaziale, dispositivi collegati neuralmente. Sarei indeciso tra dispositivi collegati neuralmente e turismo spaziale, ma sceglierei comunque turismo spaziale. Penso di sì. Prendi io sì, no, non so. Scelto non so. Consentiresti a un androide di badare i tuoi figli? Cioè, perché qui il ragionamento è non nello specifico quel che intende il gioco con Dio, però un qualcosa di superiore, di diverso, quindi ti direi non so. Consentiresti a un androide di badare i tuoi figli? Sì. Quante ore al giorno passi con un dispositivo elettronico? Un'ora, due ore, quattro ore, di più non so. Più di quattro ore sicuramente. Se dovessero operarti d'urgenza, accetteresti di farti operare da una macchina? Sì. Credi che un giorno le macchine svilupperanno una coscienza? Sì. Il suo personaggio preferito di Detroit? Connor, cara Marcus. Marcus, comunque. C'è stato un momento di Detroit che l'ha colpita in modo personale? Molte, di tanto in tanto, una volta no. Molte. La scelta più difficile che ha compiuto in Detroit? Accettare l'identità di Alice con Cara, essere pacifista o violento con Marcus, decidere di sparare a Chloe con Connor. Decidere di sparare a Chloe, forse. Io sul pacifista sono andato diretto pacifista, la prima volta almeno. Però molto bello. Molto bello anche la seconda volta. Assolutamente. Assolutamente super, super bello, ragazzi. Ma veramente tanto. Veramente tanto. Io comunque, ragazzi, per questa mattina vi saluto. E ci vediamo domani mattina. Io vi mando da Cichibe. Partecipate al raid. Spammate cuoricini. Spammate cuoricini. Ci vediamo domani mattina in streaming. Invece, ho detto mattina. Per questa ho detto per questa mattina è post. Vabbè, per questa sera è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo viaggetto insieme. Ci vediamo domani mattina in streaming. Domani sera no, però poi ci vediamo anche giovedì. Venerdì sera invece ci saranno i Rivals di Fall Guys. Per il resto ci vediamo domattina. Spammate cuoricini da Cichibe, ci vediamo domattina in streaming, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush.